Il lago e il castello sono affascinanti anche in una giornata così grigia e così nuvolosa. Sembra di essere in una fiaba. Bellissimi quegli uccelli che volano sopra al castello. Tutti quegli stormi. Proprio come in una fiaba. In attesa del e vissero tutti felici e contenti. E di questo ne vogliamo parlare? Camiceria su misura. Fanno solo camicie su misura. Interessante. Sa quanto costa una camicia su misura? Vedremo di informarci. E sono nati, credo, due gemellini, maschio e femmina. E ci vuol coraggio in questo periodo. Però, buona fortuna. Multisala Virgilio. Questo praticamente cos'era? Un cinema. Mamma mia. Cinema di paese. Però ha una sua dignità. Ovviamente è chiuso. Causa pandemia. Maledetta pandemia. Stavo meditando che io sono davvero fortunata in questo periodo e ho quasi paura a dirlo, perché mi sto godendo in santa pace la natura e stando qui mi rendo conto di quanto ne avessi bisogno di questo contatto con la natura. E io penso che molti di noi ne avrebbero un giovamento, molti di noi avrebbero bisogno di un contatto della natura, forse tutti, di un contatto con la natura, perché noi siamo parte della natura. E io qua sono particolarmente fortunata anche perché io amo tantissimo gli uccellini. Dar loro da mangiare, come chi mi segue ha visto anche in video che ho fatto quando stavo a Roma e mi preoccupavo del fatto, e ancora adesso ci penso in realtà, che i passerotti e le tortore, soprattutto una che mi aveva fatto compagnia tutta l'estate, si sarebbero ritrovati dalla sera alla mattina così, senza più avere nessun seme, nessun cibo. Perché io glielo davo il mangiare tutti i giorni e loro erano abituati. Quindi dicevo, io è da tantissimo tempo che anche quando sono a Nizza do da mangiare là, c'è una tortora che viene a darmi, viene spesso da me. Quindi io amo gli uccellini, poi ho i miei agapornis che adesso stanno col mio compagno a Nizza, però insomma, guardate che bello quel merlo là. Ecco, dicevo, sono particolarmente fortunata perché qua ce ne sono tantissimi di uccelli, di tantissime specie. È venuta una taccola meravigliosa, non sapevo neanche che fosse una taccola, me l'ha detto una mia conoscente qui su internet, in realtà su Facebook, lei sta in Irlanda e dice che nel loro giardino vengono spesso. E dicevo, è venuta una taccola meravigliosa l'altra mattina ed è venuta anche questa mattina, perché ha gli occhi azzurri, io neanche sapevo che le taccole avessero gli occhi azzurri. Poi appunto ripeto, quello là è un merlo, lo riconosco dal fischio. E
E poi ci sono anche i passerotti e poi sono venuti anche i corvi e quando i corvi arrivano i passerotti scappano e poi ci sono i colombi, le tortore, il pettirosso è venuto. Mi piacerebbe tanto riuscire a filmarli e a farveli vedere, però riflettevo e dicevo che appunto io in questo periodo sono particolarmente fortunata. E ho quasi paura a dirlo. Però sapete che c'è? Mi godo il momento e poi come andrà, andrà. Per arrivare a questo, non possiamo farlo noi da sole, le donne. Noi certo siamo quelle che ci mettiamo la faccia, però dobbiamo portarci dietro degli alleati. E i nostri alleati sono i giovani uomini, gli uomini che abbiamo allevato noi, gli uomini come mio figlio, come mio nipote, per cui la parità di genere è una cosa naturale. Gli uomini un pochino più anziani, bisogna aspettare che muoiano.